Votare col portafoglio è una forma di autointeresse, non è una forma di altruismo. Il voto col portafoglio è quello che manca veramente alla democrazia, perché oggi gran parte delle scelte si fanno sul mercato, nel rapporto tra consumatori e aziende, ma dobbiamo capire che il mercato non è qualcosa di impersonale che passa sopra le nostre teste. Il mercato siamo noi, perché il mercato è fatto di domande e di offerta e noi siamo la domanda, quindi noi possiamo con le nostre scelte far diventare il mercato ciò che vogliamo. In base a che cosa dovrebbe fare questa scelta? Beh, l'idea è proprio di orientare una spesa normale e tradizionale. L'importante è rendersi conto che fra i prodotti ci sono alcuni prodotti che meritano più di essere comprati di altri. Alla fine a parità di prodotto non cambia niente. Quello che stiamo facendo oggi è qualcosa a cavallo di ciò che dovrebbe fare un sindacato moderno e un'associazione consumatori moderna. L'associazione consumatori non deve intervenire solo quando c'è una patologia finale, qualcosa che ha colpito il consumatore, una causa, una denuncia, ma deve intervenire prima, cioè deve prevenire piuttosto che curare. Allo stesso modo il sindacato deve capire che oggi è il consumo l'arma più importante e più forte che può aiutare anche a migliorare le condizioni del lavoro. L'idea è che questa sia solo la prima di una serie di eventi, che possa nascere appunto un'organizzazione che cresce di numero e che è in grado di influenzare i comportamenti delle aziende e del mercato per far diventare il mercato qualcosa di sempre più accogliente e in grado di produrre bene per la collettività. Il problema fondamentale di oggi è che non è così facile avere la certezza della qualità sociale e ambientale dei prodotti che si comprano, quindi bisogna lavorare molto per migliorare anche le forme di certificazione, di rating, di misura di questa qualità. Da questo punto di vista molto interessante anche l'indagine che ha fatto Oxfam sulle grandi marche alimentari. Potete andare sul loro sito, cliccare sulle marche, risalire alle case, alle compagnie che le hanno prodotte e vedere qual è la valutazione delle compagnie. Dopo che Oxfam ha lanciato questa campagna, tre delle maggiori multinazionali alimentari sono subito intervenute dicendo che avrebbero migliorato le loro condizioni socio-ambientali di lavoro nelle aziende. Nel mondo oggi c'è una differenza enorme di costo del lavoro tra paesi ricchi e paesi poveri. Dobbiamo decidere se vogliamo andare noi nella direzione loro o migliorare le loro condizioni per evitare una minaccia al nostro benessere. Per far questo è fondamentale votare col portafoglio, cioè premiare con le nostre scelte di consumo, come oggi in questo supermercato, quelle aziende che creano valore economico ma lo fanno in maniera socialmente e ambientalmente sostenibile. Quando finite lo scontrino nell'urna? Lo scontrino va messo qua come gesto simbolico del comune. Si possono acquistare prodotti più etici, premiare questi prodotti, quindi creare uno spazio anche per le aziende, di convenienza per le aziende a muovere verso una maggiore responsabilità sociale e ambientale. Ormai esempi in tutto il mondo che ci dicono che le aziende massimizzatrici di profitto, quando vedono cittadini che votano col portafoglio, cominciano a diventare più socialmente responsabili. Uno dei casi più interessanti è quello del settore delle banane, dove pochi ragazzi con entusiasmo hanno cominciato a vendere prodotti ecosolidali fuori dalle parrocchie e dalle scuole e nel giro di poco tempo in Inghilterra il 40-50% delle banane sono vendute seguendo questi standard molto elevati. Questo perché la reazione per esempio delle grandi catene di supermercati inglesi Tesco e Sainsbury è stata quella di convertire i loro prodotti banane in prodotti 100% ecosolidali.